Capitan Ventosa, mi stimo e mi incoraggio. Oggi Magagne a zero. Scusate un attimo perché voglio comprarmi una supercar su Amazon. Allora, aspetta. Allora, supercar, sì. Colore, cosa scelgo di colore? Giallo e arancione. E poi con Ventosa sul tetto. Ventosa sul tetto. Ventosa, ciao. Buongiorno, cosa sta facendo? Mi compro una supercar. Ma veramente? No. Che bella. No, bello. Vada sereno. Vada, compri. Compri. Con relax. Clicchi. Vada. Clicco. Comprata. Comprata. Bello. A posto. Oh, è arrivata una mail. Faccio vedere? Sì. Faccio vedere servizi clienti Amazon. Gentile cliente. C'ho paura. Il suo account è stato sospeso a partire dal data. È entrata in vigore la nuova procedura. Quindi per sbloccarlo entri qui, clicchi e inserisca la sua username e password. Provi, clicchi. Però scusate, se non c'è da mettere la carta di credito, mi sembra una buona cosa. Provi, vediamo se è vero. Metta username, la sua email. Email, allora la mia email è io@capitanventosa.world. Tutto il mondo. Bravo, e poi la password. La passo chiaramente che deve rimanere segreta, che è Capitan Ventosa. Che bell'uomo, veramente, veramente. Ma la testa la passo. Finisce così, veramente? Veramente. Due volte. No, adesso la sanno tutti però, milioni di telespettatori. Ho sbagliato. Milioni di telespettatori. Ma non solo i telespettatori, no. Anche il malintenzionato che ha mandato la mail, è lì dentro. No. Forse, in realtà lui è vero. E adesso, guardi, adesso... Acquisto effettuato, attenzione! Ma ho capito, anzi non ho capito, quindi. Allora le faccio vedere, vede. Allora, l'app è stata comprata. Olè! Regolarmente. Sì. È stata comprata da lei, dal suo account. Sì, olè, il mio ed account. È stata pagata anche con la sua carta. Olè! Quindi. Solo che, sì, solo che è stata consegnata a lui. Ah, ben gentile, grazie, lei è veramente squisito, eh. Pochi capelli, però simpatico, anche cordiale come modo di fare. Cioè, è simpatico, un po', certo. Così, un po' mascherato, però certo. Vabbè, capita anche questo. Grazie, ma che bello, gentile, eh? Proprio gentile. Chi è lui? È lui, quello della truffa. È quello della carta, è quello che le ha portato via l'account e la sua password. La macchina? Però rimane sua. Rimane sua. Ma capitano, eccomi. Venga su. Grazie. Si tiri su. Eccoci. Ci faccia vedere. Ma si è fatto male? No, per niente. Da cosa lo desume? Qualche leggerissima dislocazione. Ma no, per lei non è nulla. Eccomi, supereroe. E si ricordi sempre di far più attenzione, anche perché il digitale non è solo virtuale, ma è anche reale. E quel che fate? Vale. E allora io mi stimo e mi incoraggio e vi stimo e vi incoraggio a fare molta, molta attenzione. Il digitale può far male. Anche. Capito? Aia.